Bentornati sul canale. Questa è la seconda live del 24, perché ieri ho fatto un esperimento e con sommo piacere ho visto che è andata, però questa è la prima diretta live del 24 e stasera ho l'onore, il piacere, quello che volete, di parlare con principalmente i due chitarristi dei Blue Vertigo, uno storico, il secondo più giovane, dai, il secondo più giovane. Oddio, che... Quindi, se lo storico è legato all'anagrafica, Marco si arrabbierà. Cioè non è, no, sembra... Marco giovane, è giovane internamente, quindi stasera manco Marco Pancaldi. Ma anche Livio... esternamente. Esatto. E Livio Magnini. Livio è già stato mio ospite 3 anni fa. Grazie Livio, che sei stato peggio di Niki Lauda per essere qui stasera, quindi ti ringrazio, sei stato gentilissimo. Marco, ringrazio anche te per la disponibilità e per la gentilezza, perché potevi dirmi chi sei, che cosa vuoi, però è un piacere. L'ho quindi... pensato ma non l'ho detto. Grazie. Grazie. Guarda che io, ci conosciamo pochissimo, ma io sono abbastanza noto per fare battute che alcuni non colgono e pensano che ci sia dell'acidità terribile. In realtà sono un uomo pieno d'amore. Sì, me l'ha detto Marco, me l'ha detto... oltre che amore. Me l'ha detto il caro Castoldi, che salutiamo, ecco, perché gliela girerò qua, questa diretta. Ave. Allora, partiamo un po', facciamo un po' di cronostoria. Allora, io parto dal concetto che ora c'è il trentennale di acidi e basi. Penso che sia una data da ricordare, cioè un punto fondamentale, che sono 30 anni dall'uscita del primo album, e presumo che ci siano stati fatti anche degli EP, che non so se vedranno mai la luce, Marco, perché so che tu... Io ce l'ho. Ah, ce l'hai? Ostra. La cosa divertente è che io ce l'ho come acquirente... cioè pre-partecipazione al gruppo, nel senso che una volta si sono presentati al GB Studio e avevano questa cassettina del Poeta Fingitore, se non ricordo male il titolo era più lungo, o Cronache del Poeta Fingitore. Esatto, e lo acquistai, quindi insomma. Avrà una rarities. Avrà un certo peso, perché questi lavori qua, questi EP preuscite degli album di gruppi come i Blue Vertigo, ma tanti altri, hanno avuto delle, costano tantissimo, perché poi se sono anche cassette, figurarsi se fossero anche degli acetati ancora meglio. Però ecco, Marco, ti lancio questa cosa: ci sarà qualcosa, bolle in pentola, qualcosa remaster, deluxe edition di Acidi e Basi, o tutto tace? Io non so assolutamente nulla, nel senso che, come alcuni sanno, mi sono formalmente sganciato dall'operazione Blue Vertigo credo all'inizio del 1998, e poi ci siamo sempre sentiti, siamo in rapporti abbastanza distesi, abbiamo suonato insieme, abbiamo fatto la reunion, però io non ho alcuna notizia, diciamo, di tipo discografico formale, e quindi non saprei cosa risponderti. No, beh, certo, no, perché ci stavo pensando ieri. Se vuoi ti rispondo io con una battuta, nel senso che la cosa è talmente divertente che neanche noi sappiamo niente, per il fatto che la Sony, senza nessun tipo di permesso né richiesta né aggiornamento, fa quello che vuole. E ah, ok. E 3 anni fa ha deciso di pubblicare i 3 dischi remastered in vinile, sì, in una versione a dir poco agghiacciante, perché il vinile non dico che fosse trasparente, ma cioè era leggero, 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 sì, cioè 60 grammi non c'erano proprio. E quindi quello che posso dire è che di recente siamo stati in Sony, un po' per lamentarci di questa cosa, un po' per capire per quale motivo uno pubblica un disco e non avvisa gli artisti, che di solito insomma è proprio l'ABC. Per cui, se state un secondo qui in attesa, vi faccio vedere una cosa. Arrivo subito. Vai, vai Livio. Niente Marco, ma tu
una domanda, che poi ne parleremo. La tua formazione musicale principalmente, io ho letto che tu nasci col prog, però, perché tu sei un fan del progressive rock, King Crimson, Genesis, Robert Fripp è il tuo maestro, non tantissimo. Ma forse devo articolare meglio la mia spiegazione. Meglio nel senso, certo, ho a che fare col prog anche perché anagraficamente, certo, sono nato nel 1965, ho iniziato a suonare la chitarra nel 1977 ed era il momento della transizione tra il prog e tutto quello che è venuto dopo, dal punk alla new wave. Quindi io mi sono incontrato come primi riferimenti musicali all'inizio appunto del mio viaggio chitarristico con il primo gruppo di tutti, Jethro Tull, che ho amato tantissimo e che ancora oggi per me è una pietra miliare della mia formazione. E in realtà forse è l'unica cosa che si può considerare molto lontanamente prog, perché poi lo stesso Ian Anderson ha rifiutato totalmente quell'etichetta dicendo che loro per primi ci giocavano. Quindi probabilmente la mia formazione è più legata a tutto ciò che è venuto dopo il prog, direi dalla fine degli anni 70, quindi a parte citare i Jethro Tull e naturalmente Pink Floyd, che sono stati, diciamo, la mia culla di gestazione quando ho iniziato a suonare. Poi i miei interessi più immediati sono stati, direi, King Crimson, i Police, i Talking Heads. Tutto quello di post-punk. Molto lontane dal prog, perché mi piace sottolineare che i King Crimson, che io ho amato molto, e che sono stati un riferimento poi per tutti noi, perché Livio penso potrebbe dirti quasi esattamente le stesse cose. Presumo che Livio glielo chiedo dopo. E comunque quel tipo di musica ormai del prog, almeno da un punto di vista formale, non aveva niente. Poco perché Discipline zero. Scusami? Perché Discipline non ha proprio niente del prog, è più new wave. Direi che almeno a livello formale di linguaggio non ha più niente, molto più vicino, no, forse una sorta di versione colta e aggressivamente tecnica dei Talking Heads, di quella musica che stava nascendo, come dire, rivoluzionando il mondo, tutte le produzioni di Brian Eno, certe cose fatte da David Byrne e Brian Eno insieme. Quindi io ho iniziato seguendo i Police, quelle cose lì, e molto interessato anche a cose apparentemente più pop, ma di grande valore, tipo i Duran Duran, e prima di loro i Japan. Ah beh, caspita, in Japan, pazzesco. Poi in realtà quando io racconto le mie influenze, perché ci è già capitato, Livio le sa meglio. Perché tutte le volte facciamo questa gag, ma avendo avuto l'onere e l'onore, probabilmente più l'onere, di dover riprendere certe cose che io facevo, ci è arrivato in modo anche più ragionato. Quindi a volte mi rendo conto, è buffo dirlo, ma è una cosa che mi fa anche molto piacere, a lui l'ho detta, come dire, anche a quattro occhi. È sempre molto piacevole scoprire che c'è qualcuno che ha le idee quasi più chiare di te su quello che stai facendo, almeno dal punto di vista delle influenze che ti porti dietro. Io mi ricordo un incontro con i giornalisti di Rolling Stone di qualche anno fa, che abbiamo fatto, invitai Livio a fare una serata che si intitolava Le chitarre dei Blue Vertigo. Ah, sì. Io cominciai a sciorinare le mie influenze e lui a un certo punto, in modo molto carino, disse: però secondo me Andy Summers bisognerebbe mettercelo, perché è probabilmente il più importante. Io me lo stavo dimenticando. No? Ah, fa il tuo biografo praticamente. Livio è il biografo di Pancaldi. Non so quanto si diverta, ma insomma, suo malgrado ha dovuto un po' farlo. Ma guarda, ma alla fine, le influenze sono, se dovessi riassumere, a parte che io non credo alle Olimpiadi dei musicisti, nel senso, no, che assolutamente sento le classifiche di chi è più bravo, ma va, stupidate. Una notevole insofferenza. Però se ti dovessi dire i cinque nomi che ritengo mi abbiano influenzato in maniera più conscia, poi ce ne sono probabilmente 50 che mi hanno altrettanto influenzato, certo, sono accorto, sono David Gilmour, Andy Summers,
Adrian Bilou, Robert Fripp e Brian May, che secondo me forse non emerge troppo nel mio modo di suonare, ma è talmente ironico che lo amo. Così ho già fatto una dichiarazione di intenti, basta, ho detto quasi tutto. Cioè, è una cosa anche normale, però apprezzo molto questa l'essere schietto, perché tanta gente fa queste maratone, le Olimpiadi. Io parlo del mio strumento, che è la batteria, figurarsi, io ho 38 anni, quando si era più ragazzini, batterista più veloce al mondo, non mi è mai interessato, io ho le mie influenze, tra cui anche Bill Bruford, che non so mai se riuscirò a intervistarlo, però le marature sì, è vero, ma ci sono tuttora. Cosa ne pensi tu, Livio? Cosa dici di queste cose? Forse tu sei un chitarrista molto quieto, però non penso ti interessino queste classifiche. Ma no, ma quieto, interessante come definizione. Le maratone, guarda, sinceramente stavo pensando proprio mentre guidavo a cosa rispondere nel caso in cui ci fosse stata una domanda relativa a le nuove leve chitarristiche, no? Cioè, perché ovviamente è una domanda ricorrente che ogni decade uno fa per spolverare un po' il panorama e per capire cosa sta succedendo. E io sinceramente ho questa sensazione che tecnicamente stanno crescendo dei mostri nel senso proprio del una generazione con dei geni differenti e con una capacità di apprendimento e di messa in opera veramente fotonica, mostruosa. Però c'è un problema molto grande: questa gente suona a casa da sola davanti a una videocamera, quindi è un problema, nel senso che io sono sicuro, parlo per me, ma penso di poter parlare anche per Marco, che mai lui si sia sognato di fare tutto quello che ha fatto con la chitarra per starsene da solo e suonare per i fatti suoi. Penso proprio di no. Che sia un chitarrista riservato o una persona riservata è un conto, ma sicuramente fa parte di quella generazione che ha pensato che fare musica volesse dire relazionarsi con altre persone e non relazionarsi con un video e capire qual è il proprio livello tecnico o se arrivare a raggiungere dei limiti più o meno esistenti. Tanto l'uomo è fatto così e tende al miglioramento, cioè tende alla progressione, quindi fra 10 anni ci sarà qualcuno che suonerà più velocemente o più in modo più complesso rispetto a oggi, e così e così a avvenire, no? Bisognerebbe invece capire se questa tecnica in qualche modo porta dell'innovazione e dei vantaggi anche alla musica. E purtroppo più vado avanti, più parlando con i ragazzi, soprattutto quelli che stanno tra i 18 e i 25 anni, capisco che tra le loro priorità non c'è quello di fare musica nel senso di incontrare altre persone e creare qualcosa di unico. Per me, tornando indietro, per me è stato un piacere, diciamo, prendere le parti di Marco, studiarle e rieseguirle con, diciamo, il più rispetto possibile, nel senso che nel momento in cui dovevo sostituire, tra virgolette, una persona, la cosa che mi sembrava più sensata, visto la mancanza di tempo pratico nel creare un altro sound, era quella di cercare di fare il meglio possibile il mio ruolo e rispettando quello che aveva fatto lui e eventualmente cambiando solo quello che proprio non mi sentivo addosso, ma erano veramente pochissime cose, perché in realtà, appunto, cioè ascoltando il materiale alla fine io adoravo i Police, mi piacciono i King Crimson, Adrian Belew è uno dei miei chitarristi preferiti e il mio insegnante di chitarra, il secondo almeno, era comunque abbastanza adoratore sia di Fripp che di Belew. Aggiungerei Bill Frisell forse nell'elenco dei chitarristi che mi piacciono e che sicuramente hanno in qualche modo un'influenza su quello che si fa.
Io però, per esempio, ammetto, io arrivo invece dal virtuosismo, tra virgolette, classico metal o simili, cioè arrivo da Steve Vai e da prima Malmsteen, anche se Malmsteen lo abbandonai quasi subito, più che altro perché mi sembrava veramente stucchevole, cioè nel senso... No, noioso, noiosissimo. Sentivo tutte queste minori armoniche che non mi facevano pensare a niente di moderno, però Steve Vai mi è piaciuto in particolare, mi è piaciuta soprattutto la sua parte, che uno dice in che senso, la sua parte rumoristica, perché ne aveva ben d'onde, cioè non, al di là della tecnica, aveva proprio un approccio al suono che mi interessava, perché trovavo che lui cercasse di emulare un po' i suoni della natura, no? I rumori, le cose che accadono nei paesaggi come nelle città, ed infilarli dentro la tecnica traducendoli in un linguaggio. Quindi in caso Livio ha creato una chitarra che si chiama Hydra, che è una roba pazzesca. Sì, fatta con l'Ibanez. Sì, anche l'inserimento della settima corda. Ma allora, diciamo così, per quanto sia funambolico il suo modo di suonare, io ci ho sempre trovato dell'anima comunque dietro a quello che faceva, cosa che difficilmente ho trovato magari in altri chitarristi super solisti, super Satriani veloci. Satriani fra tutti. Sì, che un po' mi annoiano, nel senso che mi sembrano un po' sterili. Sul discorso poi del progressive, per esempio... Marco ha citato Jethro Tull, io citerei anche gli Yes, anche se in maniera diversa, però nessuno dei chitarristi di cui parliamo, forse, ecco, i Rush per esempio, io li amo, ecco, un gruppo che io ho adorato, e in qualche modo anche i Merillion, comunque tutti questi hanno dei chitarristi che sono tecnicamente molto validi, però che non hanno per forza rincorso un discorso di solismo fine a se stesso. Cioè hanno sempre cercato di mettere a servizio la propria tecnica rispetto alla musica, no? Che poi è la cosa importante. È vero, perché Lifeson, Neil Rush, io li amo, perché Neil Peart è stato un batterista per me. A 13 anni mi ha aperto gli occhi, cioè io venivo a Phil Collins, tutte robe, Billy Cobham, quando è saltato fuori Neil Peart con Hemispheres, ho detto ma chi è questo batterista? Un gruppo canadese che è fotonico. Marco, appunto Livio mi collega il neoprog, perché i Merillion, gli IQ, i Pentagon fanno parte della tua età, perché tu sei del 65, quindi quando è uscito Misplaced Childhood tu avevi già 20 anni. Che ricordo hai del neoprog? Ti ha un po' influenzato Steve Hogarth oppure no? Allora, premesso che sono titoli e nomi che io non conosco assolutamente, però a me il prog non è mai interessato, nel senso che salvo rarissimi casi di cose interessanti, cose che ho riscoperto tra l'altro in anni recenti, primi dischi dei Genesis che io avevo snobbato ritenendoli Selling England by the Pound è un grandissimo disco. In realtà ci sono cose bellissime, però quando io ho cominciato io ho suonato per qualche anno in maniera abbastanza lineare, addirittura nel primo periodo ho imparato come molti suonando la chitarra acustica, accompagnandomi. Quindi un riferimento importante a cui sono affezionato è la musica di Edoardo Bennato, che secondo me faceva delle cose stupende per l'Italia. One Man Band. Quindi sono partito proprio dallo strumming, cosa che tra l'altro mi è stata utile, perché molti chitarristi elettrici vedo che quando c'è da fare le ritmiche sono in difficoltà, mentre io sono partito zappando sulla 12 corde e quindi mi sono portato dietro anche un po' di quell'esperienza. Comunque, dicevo, quando ho cominciato ad avere un certo risveglio chitarristico, per me il punto cruciale era riferito a questa musica della fine anni 70, primi anni 80, che io considero la musica degli alieni. Cioè gente che suonava in modo totalmente discontinuo rispetto a quello che c'era prima. I valori dello stupire, del fare qualcosa di diverso da quello che
ci si poteva aspettare, erano fortissimi. Io mi ricordo di aver visto un live in televisione sul mio televisorino Brion Vega arancione, quello che il quello cubo, famoso. Il sì, e aveva anche un angolo di inclinazione verso l'alto, è molto riconoscibile. Insomma, mi ricordo di aver visto in bianco e nero un concerto in Germania ripreso dal vivo, quindi anche televisivo, dei Talking Heads con il gruppo quello esteso della tournée. Quello con i percussionisti di colore, sì, ok. Sì, di Remaining Light credo che sia il disco. Okay. E c'era Adrian Bilou che faceva delle cose veramente allucinanti. Sì, e io la trattava male la chitarra. Perfettamente, che vedevo questo tizio che non avevo mai visto, quindi non sapevo chi fosse, che aveva questa chitarra che non si capiva bene cosa fosse, era tutta scrostata, rovinata. Una Fender era, no? Sì, era una Fender Stratocaster, però stiamo parlando credo del 1979, io sì sapevo più o meno come fosse una Fender Stratocaster, ma non con più di tanta competenza e consapevolezza, quindi io vidi quest'uomo che prendeva a pugni la chitarra, poi si girava verso l'amplificatore e faceva fischiare usando il chorus, il sistema, e a questo punto per me si è trattato di uno spartiacque. Io potevo decidere che questo era un cretino oppure che era un genio. Un genio. Genio e cretino sono le parole che usa Reeves Gabrels quando giudica questo tipo di chitarristi, no? Lui dice: mi piacciono molto quelli che li guardi, li senti e non capisci se il chitarrista in questione è un genio o un cretino. Quindi faccio mia questa terminologia di Reeves Gabrels, chitarrista di Bowie, e quando ho visto questa roba in televisione c'era da decidere cosa pensarne. Io ho pensato che non ero assolutamente in grado di fare quella roba lì, perché non sapevo neanche cosa stesse facendo, però ho pensato che fosse geniale, interessante. E quindi tutto questo discorso lungo te lo faccio per dire, certo, che un certo tipo di competenza dello strumento, tipica del prog, del saper suonare gli arpeggi, le note, le scale, che insomma contraddistingueva molti chitarristi del periodo precedente, non mi ha, li ho sempre estremamente rispettati, perché io poi ho una parte anche tecnica di esecuzione dove mi piace rispettare determinate regole, quindi i chitarristi bravi li rispetto, però l'intrigo, la fascinazione che mi arrivava da certi chitarristi che prendevano a manate le chitarre con quei risultati. Poi c'è tanta gente che prende le chitarre a manate, l'effetto è di una chitarra presa a manate e basta. Ma nel caso di gente colta, a livello di Adrian Bilou, per me era evidente, ma lo vedi anche in Jimi Hendrix, nel senso che, certo, guardando, adesso dirò una cosa che potrebbe dispiacere a molti, ma guardando ancora oggi Jimi Hendrix, secondo me si vede chiaramente che il suo livello tecnico non era poi così elevato come si pensa, nel senso che certi chitarristi, certi jazzisti erano molti ordini di grandezza più avanti di lui, ma è la connessione che lui ha tra le mani, la chitarra, l'amplificazione, il fuzz, il feedback. L'effettistica, esatto. E quello era allucinante. Io ogni tanto, non sono un grande conoscitore di Jimi Hendrix, quindi mi capita ancora la fascinazione che parte un brano in autoradio e io penso: urca, è uscito uno che ci fa un mazzo così, e poi è Jimi Hendrix. Che è quello che hanno pensato Clapton, Beck e Page, certo, è arrivato a Londra. Ma si succede ancora adesso che sono passati 50 anni. Eh sì. Però ecco, e una quindi... cosa che, scusa Marco, che mi stupisce, che poi anche anch'io e Adrian Bilou, quando poi ho scoperto in giovane età, che poi lui è stato il chitarrista per anni di Frank Zappa e di Bowie, quando lo vedi nei Talking Heads, per me era arrivato a un livello talmente alto di preparazione che si poteva permettere di prendere a pugni relativamente la sua Fenderina. Cioè, io penso che gente così sia molto difficile da trovare ad oggi, perché, come diceva il buon Livio, anch'io non vedo dei chitarristi fotonici, c'è questi mostri che si mettono a casa, ma non c'è
la condivisione, che è quella che dice poi Livio, ecco, cioè la vedo così, Marco. Poi dopo, certo, il Jimi Hendrix era un genialoide, e quindi era magari già avanti. Mi viene in mente una cosa che diceva John Mayer in qualche intervista di una decina d'anni fa. John Mayer è un chitarrista forse un po' lontano dai miei gusti, perché anche dai miei, blues, sì. Anche pop, ma che ritengo comunque bravissimo, molto. Certo. Forse meno interessante rispetto ai parametri che dicevo prima, insomma, mi piace molto. Poi a me piace un sacco di gente, sostanzialmente più invecchio più mi piacciono tutti quelli bravi, in modo veramente indistinto, dal jazz a qualunque comunque John Mayer in questa intervista parlava del periodo in cui ha suonato in trio con Steve Jordan e Pino Palladino. Ah, e diceva che quando loro andavano in sala prove, l'inizio del trio era basato, tra le varie cose, sull'impressionarsi uno con l'altro, cioè andare in sala prove, per non dire sul palco, con degli altri musicisti a fare la gara, ma è una gara benefica, cioè è dire: senti un po' sta roba qua com'è, fammi vedere cosa fai tu. E secondo me questo rapporto anche un po' erotico che hai con gli altri con cui suoni, per cui si generano delle connessioni che si possono generare solo quando tu stai suonando insieme in quel momento lì, non è una cosa che tu puoi fare quando ti registri i tuoi stems e mandi a qualcuno e ti commissionano una cosa, e tantomeno la trovi quando suoni davanti alla telecamera. Io forse sarà un mio limite, ma a me di suonare da solo davanti alla telecamera no. No, è quasi, è puro narcisismo. Perché poi mentre dopo... forse il narcisismo di quello che va in sala prove con dei musicisti e fa il fenomeno, ecco, quello lì un po' ce l'ho nel mio modo, perché comunque sì, ti piace far vedere che hai delle cose da dire. Certo, certo, ma non è son più bravo, son più bello, è una cosa che manca. Livio, io volevo chiederti una cosa che forse non te l'ho chiesta quando ci siamo conosciuti 3 anni fa. Com'è stato imparare e cercare di farti tue le parti del buon Pancaldi? Come ti sei posto davanti ai brani come l'Eretico, come La sua dimensione o Iodio, che magari hanno, adesso dirò una cosa che magari il buon Marco mi dirà, ma cosa stai dicendo, che aveva un po' quella carica grunge. Come l'hai riconvertita, che tu magari il grunge tu lo sentivi, ma non era parte della tua vita. Come hai fatto a farlo tuo? Livio, non ti sento. Scusate, avevo disattivato il microfono per non fare rumore di fondo. Ma dico, credo che Marco, penso mi darà ragione, penso che sia proprio il contrario. Cioè, io sono quello che il grunge ne ha mangiato. Non so quanto grunge abbia mangiato lui, ma io da quello che sentivo delle sue parti non sentivo molto grunge. Sentivo invece una chitarra variopinta, cioè nel senso che poteva spaziare dal pop quello vero proprio, perché in tutto questo non abbiamo citato il trait d'union di tutto, che è The Edge, che secondo me è assolutamente il trait d'union tra tutta una serie di chitarristi di cui abbiamo parlato, e uno che è stato talmente dritto e tagliato da decodificare in due suoni una carriera, però con una perizia e una bravura notevoli. E quindi ci sentivo, ecco, Brian May per esempio è stata una delle prime cose che ho buttato lì quando sono stato la prima volta in sala prove con Andy e Sergio, perché Marco non c'era casualmente, e dicevo, ma secondo me però io ci sento anche un po' di Queen, soprattutto perché i riff che ha fatto Marco, cioè i riff che ha scritto lui, sono riff che hanno, come posso dire, un'elaborazione un po' diversa da quella classica, cioè non si basano solo su una sequenza di bicordi o cose di questo tipo, ma come Andy Summer spesso dice,
E a volte è palloso fare il chitarrista suonando la chitarra, cioè nel senso che è più divertente suonare con la chitarra le parti che farebbero gli altri, cioè quindi far suonare la chitarra come non una chitarra. Credo che questa sia la cosa più divertente che si può fare. E nelle cose che sentivo in Acidi e Basi trovavo questi elementi, no? Per cui com'è stato affrontare il parto? Intanto è stato velocissimo, nel senso che praticamente mi hanno dato 4 giorni di tempo, perché poi c'era la. E loro erano in tour già, Marco è andato via, che non era ancora finito il tour di Acidi e Basi, o comunque c'erano degli strascichi, diciamo, pre-metallo, non metallo, e quindi inevitabilmente bisognava Partire arrivare a suonare quelle pronti. cose. Quindi in 4 giorni mi sono chiuso in casa, mattina, pomeriggio, sera e notte, e prima ho cercato di codificare le parti, e poi c'è stato un bel lavoro anche sulla codifica dei suoni, perché, cioè, non scordiamoci che nel 1995 non è che in Italia proprio tutti avessero questa grande perizia nel No, sound. giuri no. Come posso dire? Non è Sound neanche design, sound sound design. design, sì, cioè, Sound. e alla fine Marco aveva un po' i suoni puliti, compressi, corussati appunto alla Andy Summer, però non a. Scusatemi il termine francese, non a cazzo di cane, cioè nel senso che i ribattuti erano a tempo, il periodo di rotazione del chorus, del phaser, erano a tempo, cioè io avevo un po' la fissa per questa cosa qui, perché al tempo incontrai Morgan perché insegnavo, anche se adesso mi viene un po' vergogna dirlo, insegnavo programmazione effetti in uno studio che si chiama GB Studio, dove ho incontrato Marco Castoldi, che insegnava musica d'insieme. E quindi avevo un po' la fissa del capire cosa stavo ascoltando, e appunto sentivo che il phaser, il chorus, rispetto al BPM del pezzo, ci stavano bene, no? Che uno dice, guarda che fortuna, cioè non è fortuna, cioè lì è anche Perizia. conoscenza della materia e capire come funziona, no? In questo senso, come appunto il discorso dei ribattuti, cioè lui usava una figura abbastanza classica alla Diege, cioè tipo ottavo puntato quarto, oppure tipo due ribattuti uguali, però leggermente sfasati l'uno con l'altro, in modo che la stereofonia fosse Queste sono differente. cose che io non le so, le sa lui. Ma è vero perché mi è stato detto da Celeste Frigo, che ho intervistato anche Max Costa, che tanti tecnici dicevano: ma è la chitarra di questo pezzo o è una chitarra di un altro pezzo? Quindi era proprio il gioco. Allora, questo è stato raccontato per quello che io so da Marco. Perché probabilmente in qualche sessione di mix dove io non ero presente, è possibile che il fonico, probabilmente Maurizio Camagna, Forse era sì. abbia avuto questo tipo di perplessità. Secondo me, con un filo di, come Di dire, cinismo ironico. sì, esatto. Ma io prendere in però giro. quando, cioè io lo ritengo un grandissimo complimento questa cosa, cioè che uno non capisca. È bello, Io però vuol dire. credo di fare sempre le stesse cose, cioè penso di avere un po' come Clint Eastwood, un'espressione con cappello e una senza cappello, perché sostanzialmente io sono autistico, cioè io mi occupo anche di strumenti musicali costruiti, smontati, riparati, e lo faccio nello stesso modo, nel senso ho imparato a suonare la chitarra come un autistico, ma credo che questo valga per molti. Perché quando tu decidi che passi la tua giovinezza seduto sul letto a suonare la chitarra invece che andare a giocare a calcio, è chiaro che devi avere una componente un po' riflessivo, maniaco-ossessiva. E Anch'io. quindi dicevo, essendo sostanzialmente un po' autistico,
Alla fine, per come mi vivo io il suonare la chitarra, faccio sempre le stesse cose. Poi capisco che portate nel mondo musicale, nell'incontro con altri musicisti, che è un po' il discorso che si faceva prima, le cose si evolvono, tutti incontri e scontri con altre opzioni, e quindi se sei flessibile e ascolti gli altri, prendi delle direzioni. Certo. Per esempio, io per fare la battuta dico sempre che se trovassi da fare un gruppo per scherzare con un fanatico di Sting che suona il basso come Sting e un fanatico di Copeland che suona come Copeland, per me sarebbe la mia rovina, perché io entrerei in modalità Andy Summers e verrebbe una roba inutile, uno scoppiazzamento da tribute band, no? Quindi quello che è interessante è che tu abbia delle influenze anche molto monocordi, però poi sia aperto ad ascoltare quello che fanno gli altri. Non mi ricordo più, scusa, ricordatemi perché mi sono avventurato in questo panegirico. Io perché stavo parlando di come io ho affrontato, diciamo, l'approccio alle parti di ACD e Badri, che dovevamo studiare, poi siamo arrivati ai suoni. Stavo descrivendo appunto alcuni dei tuoi suoni, cioè come, e poi dopo siamo arrivati qua. Che poi alla fine erano... prima sono andato a prendere questo. Ecco. Questo è appena uscito. Ma bisogna andare nel negozio o ce lo mandano, avendo noi un contratto con la casa di... Allora, in teoria bisogna andare nel negozio, ma ce li mandano anche questi qua, visto che li ho presi perché c'era una serie limitata, tra l'altro. Questo è un singolo, che è il singolo di Odio. In copertina ci sono Marco, Andy e Marco, i due marchi, Morgan, Marco, Andy. E questa versione è una versione splatter, si chiama, che ecco, l'unica cosa che non mi sembra bellissima, però... Sì, no, beh, sono troppo leggerini, mi sembrano un po'... No, più che altro perché non è che ci trovi tutta questa attinenza col discorso grafico e altro. C'è questa versione, appunto, splatter... Come? È il singolo originale, quello che Sì, sì, è quello che è uscito, il mini CD con le varie versioni. Perché e poi ne è uscita anche una versione 180 grammi, meglio, cioè uguale, meglio, non colorata, però è nera, da 180 grammi. E dentro ci sono Storia Medioevale, Iodio e Iodio Hypnomix. Beh, sono sicuramente belle, però è una riscoperta. Per me bisogna anche riscoprire tante cose. Una domanda, Livio, quando tu hai cominciato con i Blu Vertigo, avevi già le Parker o avevi due chitarre? Non te l'ho mai chiesto. Allora, io la Parker l'ho comprata nel 96, esattamente circa 20 giorni dopo che ho iniziato a suonare con loro, okay. Ma non certo per qualche motivo legato a loro, nel senso, io avevo già delle chitarre, io mi sono presentato, diciamo, alla, chiamiamola, audition con una Steinberger GMT Deluxe, quella con il top in acero fiammato e senza paletta, col manico in grafite, così, che bene o male era la chitarra che usava Reeves Gabriels nei Team Machine, non la stessa proprio, però, cioè, il concetto era uguale più o meno, e in realtà anche Cucurullo nei Duran utilizzava anche lui una GMX Deluxe blu e anche di altri colori. Quindi in realtà a me sono sempre piaciute le chitarre che non piacciono a nessuno, fondamentalmente. Okay. Cioè quelle che rimangono in negozio di solito. Cioè la Parker la Parker che ho comprato era il secondo modello arrivato in Italia. Il primo era stato dato in visione a Daniele Silvestri. E io l'ho presa in mano, l'ho attaccata e me ne sono innamorato praticamente subito. Capendo anche da subito quali erano i limiti e le problematiche, nel senso che era una chitarra troppo leggera. Lo so che sembra una follia da dire, ma è veramente troppo leggera, cioè da tenere addosso.
hai un rapporto un po' diverso da quello che hai con uno strumento che ha un peso e una, uno spessore, una sostanza differente. Perché ovviamente, ecco, se inizi a picchiare la Parker come picchieresti una Stratocaster, si spezza. No, spezza no, però insomma non è proprio una chitarra fatta per quello. Si può menare in altri modi, però non è, diciamo, una chitarra fatta per questo. E come quella, alla fine ho provato negli anni anche altre chitarre particolari, strane. Tuttora utilizzo comunque una Noah che si chiama Parafina Slapster, nel caso di quella proprio che utilizzavo io come prima, che era il primo modello disegnato da Lorenzo Palmeri, che è un designer, e per la quale in realtà Lou Reed impazzì e mi rubò la mia, cioè nel senso che la mia era esposta alla Triennale nel Museo del Design. Io l'avevo data temporaneamente e lui è andato a vedersi il Museo del Design, ha guardato la chitarra, gli è piaciuta, l'ha voluta provare e alla fine, saggiamente, come fanno i chitarristi seri, ha voluto quella, non ne ha voluta un'altra uguale, perché cioè, questa è ovviamente una cosa che ogni chitarrista che abbia un buon senso fa. Non è che provi una Stratocaster in un negozio, ti piace e poi la ordini online, perché quello che poi ti arriverà non ha niente a che vedere con lo strumento che hai provato, perché nonostante si parli di industrializzazione degli strumenti, sono come le macchine, cioè ci sono quelli che nascono fortunati e quelli che nascono sfortunati, indipendentemente dal prezzo, la serie, la bellezza, i legni, i pick-up e tutta una serie di cose. Dopodiché, mettendoci mano, in questo Marco ne sa sicuramente di più, si possono portare a livello, cioè molti strumenti anche da poche centinaia di euro a volte riservano delle sorprese. La mia Telecaster preferita tra quelle che ho è la prima che ho comprato, che è una Made in Messico, che ho pagato 350.000 lire e che secondo me ha un suono strepitoso proprio, cioè va a fortuna e forse un po' va anche a corrispondenza, cioè se è vero, e così dovrebbe essere, che sono le mani insieme allo strumento che fanno un suono, vuol dire che ci sono strumenti che sono adatti più per mani differenti da altre. Cioè, quindi magari una chitarra che in mano mia suona male, in mano di Marco suona bene o viceversa, perché l'approccio, il modo in cui metti la mano, il modo in cui il polpastrello cade sul manico, interagiscono con lo strumento stesso e il risultato è una cosa che può essere piacevole o meno, e questo credo che lo possa decidere solo chi la suona. Cioè, quelli Livio... che godono il tuo suono godono il risultato, ma alla fine sei tu quello che ha questo rapporto con lo strumento. Sei molto filosofico, sei un po' Ghost in the Machine di Arthur Koestler, il fantasma della macchina. No, beh, cioè, effettivamente creare un rapporto con lo strumento. Marco, tu invece, quando suonavi, e penso che tuttora hai il tuo modello di acidi e basi, tu usavi cioè l'Ibanez, usavi tu? Cosa usavi tu ai tempi? Io dopo un po' di anni di gioventù con le Stratocaster, che erano però chitarre con dei pick-up non molto potenti e molto rumorose anche quando schermate al loro meglio, e quindi non mi permettevano di ottenere determinati risultati, poi scoprì queste Ibanez, che nel mio caso era una RG550, era la versione più economica di quella che aveva fatto costruire Steve Vai a Ibanez, il suo modello GEM. Alla GEM. Quindi questa 550 uscì a breve distanza ed era una versione un po' più economica. E quando ho avuto in mano quella chitarra, nell'arco di giorni ho capito che potevo cominciare a fare delle cose che ritenevo impossibili, perché avevi molto più sustain, molto più segnale, molti meno disturbi elettromagnetici. E quindi sono rimasto molto legato a quella chitarra, che è una chitarra in realtà che ha un suono, a conferma di quello che diceva Livio, un suono abbastanza piatto,
e secondo me non particolarmente qualitativo. Però in realtà quella chitarra messa nei miei pedali, nei miei effetti, suonata nel modo in cui la suonavo io, rendeva, funzionava bene. Ancora adesso è la chitarra che mi va in feedback sulle note che voglio fare io, senza doverci mettere nessun tipo di impegno aggiuntivo. Sono combinazioni di apparecchi, di intenzioni, però poi alla fine recentemente mi sono passati sotto il naso dei video di quando abbiamo fatto la reunion 2015, dove ero strumentato in modo totalmente diverso, perché avevo un accordo con gli amici di Mogar Music, che suonavo con Mesa Boogie e Music Man, e le chitarre Music Man sono completamente diverse come impostazione, qualitativamente decisamente superiori all'Ibanez che avevo io, che era una chitarra economica. Alla fine c'avevo esattamente lo stesso suono, ma esattamente lo stesso suono. Beh. Per cui credo che, fatto salvo per chitarre veramente brutte, inadeguate, e quelle non vanno bene per nessuno, a partire da uno standard minimo, da lì in su vale il chitarrista, e a volte, come ha detto esattamente Livio, è l'incontro con lo strumento. Per fare l'esempio più banale, tu puoi avere un impatto sulla corda, un modo di usare un plettro, il modo di farti il suono, per cui una Stratocaster con un suono più povero va meglio per te, e quella stessa Stratocaster provata da un altro chitarrista si sentirebbe giudicata con parole del tipo: ma non ha basse, non ha spinta, non ha impatto. E io per esempio ho scoperto che le Music Man, che mi piacciono mediamente da matti, sono chitarre un filo grosse per me, quindi tendenzialmente preferisco, essendo chitarre fatte con dei legni di grande pregio, e almeno quelle che ho usato io nel mio periodo di endorsement, e quindi che hanno già un suono importante, grosso, proprio un suono meccanico, il suono dei legni, la filosofia che ha Music Man di mettere dei pick-up importanti, pieni di basse, con tante basse, mi porta poi ad avere troppe basse. Io ho un suono completamente sparato sulle medie, non tanti alti, pochissime basse, perché per fare feedback quello serve. E quindi sono chitarre troppo, virgolette, troppo belle per me. E su quelle chitarre preferisco un pick-up magari un po' più asciutto, che ha un po' meno basse. Ma il suono della chitarra si costruisce passando attraverso due elementi di discontinuità pazzeschi, che sono i controlli di tono dell'amplificatore e la risposta sonora del cabinet. Sono talmente stravolgenti questi due elementi che il suono che si compone alla fine è sempre il risultato di una serie di compromessi tra modo di trattare lo strumento con le mani, i pedali, certo la scelta dell'amplificatore, del cabinet. Però alla fine è come se tu ti mettessi una serie di occhiali con delle lenti colorate una sopra l'altra e arrivassi a un colore finale, dove però se tu devi fare una retroingegnerizzazione e capire come sostituire il verde, giusto no, è così, nel senso che c'è veramente molto black magic. Per esempio, altri strumenti, più vicino alla chitarra elettrica è il basso elettrico, però il basso elettrico moderno è uno strumento normalmente amplificato ad alta definizione, con alta fedeltà. E quindi il bassista, ora sto generalizzando in modo che per alcuni potrebbe essere anche intollerabile, ma il bassista moderno tendenzialmente cerca una risposta molto lineare dal suo strumento. La risposta della chitarra è totalmente non lineare. Quindi, tornando al discorso da cui siamo partiti, è veramente difficile capire dove passano le scelte per uno strumento. Quando vedo che ci sono quelli che fanno i test su YouTube, che tirano le corde tra due bancali per fare i lavori nel garage, ci mettono un pick-up sotto e ti dicono: vabbè, senti che il suono è uguale, per cui non c'è bisogno di fare la chitarra col suono bello, di ottenere nella chitarra un suono bello utilizzando dei legni di pregio, mi fanno sorridere, vuol dire che non hanno capito com'è il meccanismo. Esatto. È molto, ecco, queste robe qui, queste prove qui, non le concepisco anch'io da batterista. Le pelli sono quel che sono, io parlo del mio strumento, poi c'è anche il gusto. Ma una domanda, Marco, dato che prendo e poi passo a Livio e poi chiudiamo, anche perché presumo che
Livio Serracotto e anche tu, Marco, non abuso della disponibilità. L'esperienza combattiato com'è stata, Marco? L'esperienza combattiato è stata, mi scappa ancora da ridere adesso. Perché? L'esperienza combattiato è stata meravigliosa, perché lo racconto sempre a tutti così, come un disco rotto, perché l'incontro con Battiato e Sgalambro, perché io li ho incontrati nella stessa mattina, lo stesso giorno, il primo giorno che sono andato in studio per suonare le chitarre in gomma lacca, insomma, io ho incontrato due esseri meravigliosi e mi ricordo con grande intensità tutto quello che non è musicale che c'è stato, andare a pranzo. Noi ci bevevamo 2-3 caffè, tè della macchinetta in studio, mezzo Franco e mezzo io, perché un tè intero era troppo, discorsi sul cinema, un po' poco su Gurdjieff. Quindi l'incontro è stato con due personalità di grandissimo spessore. Dal punto di vista musicale, io sono andato in studio, ho fatto esattamente quello che ho voluto. Franco ne ha utilizzato una piccola parte, perché ovviamente aveva le idee chiarissime su quello che voleva ottenere, quindi mi ha lasciato grande libertà e si è preso, come era assolutamente giusto che fosse, totale libertà nell'utilizzare quello che gli piaceva. Ci sono degli aneddoti, certo, meravigliosi, dove lui il giorno dopo, io entravo in studio e stavano mixando, premixando il pezzo del giorno precedente, mi interrogava, mi diceva: hai sentito le tue chitarre ieri? E io gli rispondevo: Franco, io non le sento, ma come, sono altissime. Quindi mi metteva alla prova in modo amabile, insomma, io dico sempre da zio. Sì. E quindi veramente poi abbiamo fatto un po' di televisioni, ci siamo raccontati Night Express, lui di me. Sì, Night Express e varie cose abbiamo fatto. Avevo gomma lacca e del 98 gomma lacca. Io me la ricordo. Night Express era era estate 98. Forse primavera, nella quale invece siamo andati in tour per i palazzetti. Non so, se vuoi sapere di più devi farmi delle domande specifiche, perché per me è una nuvola. È bello perché presumo che suona combattiato, deve essere un'esperienza anche molto profonda, perché si va al di là del suonare, del tecnicismo. No, era proprio una domanda mia, perché so che hai lavorato in gomma lacca, ma mi hai già risposto. Era un uomo. Ti direi che era un uomo talmente centrato che aveva la libertà con se stesso e con gli altri di lasciarti fare quello che ti sentivi di fare, ma non perché lo condividesse sempre, perché poi non era uno influenzabile affatto, era abbastanza, anzi direi anche molto autocentrato in molte cose, come è giusto che una persona, insomma, che ha quell'interiorità e fa quella strada lì, come è giusto che sia. Però ti sentivi molto libero, non aveva ansia. Io ho suonato con altri artisti e il problema degli artisti è sempre che sono molto ansiosi e quindi tu ti trovi a condividere, ancora prima che il concerto, le note, gli accordi, questa ansia di capire cosa. Ecco, Franco non ce l'aveva. Se mi chiamava a suonare, mi accettava per quello che ero, compreso magari certi miei... protagonismi nel senso di voler fare il suono come piace a me, fare le chitarre strane come piace a me. Poi magari nel mix poteva dire anche al fonico di tenermi un po' indietro per non sputtanargli il quartetto d'archi. Io questo non lo so, potrebbe essere successo, ma non rileva. Però era un momento di condivisione dove ti sentivi, almeno io mi sentivo alla pari, mi sentissi importante come lui, ma mi sentivo alla pari nel senso che mi sentivo libero di portare il mio contributo, quello che fosse. È bello questo. No, ma questo a me basta, perché non voglio entrare troppo nel tecnicismo, perché poi dopo
non voglio abusare della vostra gentilezza. No, mi ha già risposto Marco e sei stato molto, molto, molto sull'esauriente andante. Livio, invece tu, voglio chiudere con questo, cosa stai facendo tu ad oggi? Stai facendo produzioni? Come sei messo? Cosa stai facendo di bello? Sì, come al solito vado avanti a fare produzioni, nel frattempo ho delle formazioni, diciamo, anche un po' atipiche. Ho questo duo ambient con Elio Marchesini, che è uno dei percussionisti della Scala e parte del Divertimento Ensemble, che è un ensemble di percussionisti europeo che fa musica concreta o musica contemporanea, perché sennò poi qualcuno mi bacchetta perché quella concreta non è esattamente, cioè fa parte della musica contemporanea ma è solo una piccola branca. Sì, le paturnie. Esatto. E, poi un'altra, sempre con Elio e con Michele Monestiroli, che è un bravissimo sassofonista e anche lui è un produttore e sound engineer, abbiamo un trio che si chiama Cat Paradox, che è musica elettronica più orchestra sinfonica, quindi abbiamo fatto un primo disco e che è uscito nel, ahimè, purtroppo nel fine 2019, e quindi diciamo che non ha avuto dei grossi momenti di promozione. In realtà abbiamo fatto dei bellissimi concerti, tra cui il Ravello Jazz Festival, che però, cioè, diciamo, ha deciso di farci partecipare per il tipo di proposta così stramba, perché appunto era un trio elettronico con orchestra sinfonica. La direttrice al tempo era Beatrice Venezzi, oggi sottosegretario alla cultura e direttrice orchestra un po' discussa per le sue vicende, chiamiamole destrorse politiche, della quale sinceramente, come sempre, non mi interesso, cioè nel senso che io penso sempre che quando uno fa musica dovrebbe cercare di stare al di fuori di tutta una serie di discorsi. Se poi la sua musica può essere veicolata per contenere dei messaggi di diverso tipo, questo non dovrebbe essere tangibile con quello che poi uno fa, no? Quando, certo, quando scrive una canzone. E, detto questo, ho appena iniziato la collaborazione, una collaborazione interessante, importante, con Xabier Riondo, che è il chitarrista degli After Hours, per la quale, così, già solo per l'unione, noi speriamo di creare dei mal di stomaci multipli, perché ovviamente i fan degli After Hours, all'idea che uno dei membri degli After suoni con uno dei membri dei Blue Vertigo, secondo me potrebbero rivoltarsi, e così forse potrebbero fare alcuni degli estimatori del Blue Vertigo, ma già solo per questo mi sento appagato e mi sto divertendo. Musicalmente trovo la cosa stimolante e molto divertente, perché oltre ad essere una persona particolarmente piacevole, ma ci siamo trovati su più livelli, diciamo, e in realtà mi piace collaborare. Guarda, dal tour del 2015 con Marco avevamo ipotizzato di mettere anche in piedi qualcosa, forse perché un po' spaventati da quello che era il setup dei Blue Vertigo Live in quel momento, e quindi cercavamo una sorta di via di fuga, mettiamola così, e sono sicuro che prima o poi succederà, perché... Ma sì, no, beh, caspita, cioè sarebbe, no, perché io mi sono divertito molto, devo dire che sono stato uno di quelli che ha insistito di più perché avvenisse questa cosa nel 2015, perché la trovavo una cosa estremamente stimolante e divertente, e così per me è stato, cioè nel senso, mi sono divertito, è stato un momento, se vuoi, anche di rilassamento, perché a volte condividere le parti di uno strumento all'interno di un quartetto in cui la chitarra viene scambiata spesso per un basso e il basso per una chitarra, e diciamo che chi ha orecchie per intendere intenda in questo senso, è stato divertente, perché questo ha dato, credo, libertà sia a me che a Marco di forse di calcare un po' più la mano in termini chitarristici su un po' di libertà e su un po' di soluzioni di arrangiamento che magari normalmente
non erano state contemplate nei live dei Blu Vertigo, sia con Marco da solo che con me da solo. Per quanto riguarda le produzioni, tanti lavori, ho riniziato a collaborare anche con alcune major, anche se per un lungo tempo sinceramente ho deciso di farne a meno, perché la proposta musicale che va da un decennio a questa parte e che viene veicolata attraverso i grandi brand musicali, forse non è una cosa che mi interessa particolarmente. Con questo non voglio fare quello che se la mena o altro, ma semplicemente de gustibus, cioè, quindi io ho fatto la mia parte di rap nel 1995, sono pure comparso in un film che parla di rap, perché lavoravo con OTR, Sottotono, Lyricals, tutta una serie di gruppi che il rap l'hanno, diciamo, un po' costruito e portato in Italia, e quindi oggi la zuppa è un po' troppo riscaldata di quello che sento. Molto anacquata. Esatto, e mi interessa poco, e quindi mi sono dedicato molto all'underground. In realtà ho fatto, poi dopo basta perché sennò sto parlando troppo, ho fatto un tour mondiale con un gruppo di elettronica che si chiama Bloody Beetroots nel 2010-2011, facendo più di 190 concerti in 18 mesi, tre volte il giro del mondo e tutto. E quello secondo me è stata una delle esperienze più divertenti e stimolanti, anche perché appunto si partiva da un vero underground in un ambiente musicale che è quello della dance, che comunque invece ha anche molta commercialità, e questo mi ha fatto pensare ancora una volta che ognuno può inserirsi nel mondo musicale come vuole e trovare il proprio spazio, la piccola nicchia, che può essere piccola o grande a seconda di quello che sceglie, e comunque trovarsi bene, cioè senza avere sofferenze, senza sentirsi frustrato perché non suona a San Siro con grandi nomi. Ma poi Livio, anche gli stessi jet lag, io c'ho un bel ricordo dei jet lag. Certo, no, ma guarda, quello è uno dei progetti della quale continuo a essere molto fiero, bellissimo, e per le collaborazioni e per il risultato musicale. Bellissimo, però bellissimo. Diciamo che sono abbastanza aperto, come sempre. Posso lavorare nel pop, come nel rock, come nella classica contemporanea e sperimentale. Sei poliedrico, Livio. E invece tu, Marco, progetti futuri, cosa stai facendo? Ma guarda, allora, mi fa piacere questa domanda perché mi permette di parlare delle cose fortemente orientate all'ambient e all'improvvisazione totale che sto facendo in questi anni. Nel 2020 ho pubblicato su Bandcamp, che è una piattaforma indipendente, che è un po' al di fuori del giro di Spotify. Beyond, quell'album che hai fatto tu? Sì, bellissimo. Si intitola Beyond Jupiter, è una improvvisazione che è nata come musica per l'esame di yoga di una mia amica che doveva appunto diventare insegnante, voleva una musica particolare, quindi io ho registrato un'ora e mezza filata di improvvisazione, già con gli effetti inseriti, le classiche cose che non bisognerebbe fare perché poi non le puoi smantellare, nel senso che non si può più modificare niente, anche perché c'erano dentro i looper come li uso io da 20 secondi, quindi se tagli, qualunque cosa tagli, si sente. Però dovevo essere particolarmente ispirato, perché di questa ora e mezza poi alla fine ne ho utilizzato 65 minuti, e quindi ho pubblicato su Bandcamp questo Fetta Solitudine, di cui sono molto 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 contento e continuo a considerarlo, anche se ormai sono passati 3 anni abbondanti da quando l'ho fatto, che poi è stato il punto di arrivo di un percorso molto lungo, no? Che parte dai Pink Floyd di Gilmour e passa attraverso tutte le cose di cui abbiamo parlato prima, citando anche Ino e non solo le produzioni, chiamiamole più c'è un po' di ritardo, Marco, c'è un po' di ritardo. Particolare di Ino, ma tutte le sue collaborazioni
con Bowie, con i Talking Heads. Aspetta. No, no, c'è un po' di ritardo. Io non vi vedo più. Vabbè. In realtà non capisco se è il mio collegamento, ma io vi sentivo bene. Adesso com'è? Può succedere. Meglio. Stavo dicendo che comunque insomma questo Beyond Jupiter è una cosa di cui sono molto contento e che mi rappresenta in maniera per me molto piacevole, e quindi se qualcuno è legato a cose che ho fatto in passato potrebbe scoprire una nuova declinazione che però contiene anche il Pancaldi degli anni Glitter. E poi altrettanto importante è un gruppo dove facciamo improvvisazione totale col mio socio Lorenzo Piero Bon, si chiama The Safe, anche di questo c'è un album che si trova su Bandcamp, e quindi ho un'attività più o meno declinata in queste due direzioni. E collabori perennemente con The Safe? Ma insomma, io sono abbastanza fuori dei giri musicali, mi considero un outsider, cose, nel senso che... ma ci sta. Sì, perché in questo mondo della cosiddetta musica, che io non ritengo tale, non saprei che cosa avere un po' di ritardino ancora per portare, però. Quindi faccio le mie cose, sono piccolo, faccio una pausa, non so, ditemi voi quando ricominciate a sentirmi. 1, 2, 3, vai. 1, 2, 3, prova. Tenete conto che anche le comunicazioni Terra-Luna sembra che non avessero il necessario ritardo, secondo le teorie complottiste. Qualcuno dice che già sentendo la mancanza di ritardo dei colloqui tra Cape Canaveral o Houston o quello che era, e gli astronauti, se ne deduca facilmente che si parlavano da un luogo molto più vicino, ma adesso non voglio derogare su questo complottismo da due soldi. Complottismo! Tornando invece a Bomba, facciamo delle cose molto piccole con un pubblico molto attento di cui siamo contenti, cercando di lavorare sulla qualità e sulla spiritualità della musica, quel poco bellissimo che si riesce a metterci dentro, e quindi siamo comunque sempre in cerca di nuovo pubblico. Noi, come dico sempre, noi non facciamo le prove dei concerti, ma peraltro il pubblico non fa prove di ascolto prima di venire al concerto, ci si incontra lì e si vede cosa succede. Ma passa da Brescia col tuo progetto? Magari se ci sentiamo e troviamo una modalità, magari ci può aiutare anche a trovare un luogo. Più che volentieri, consolo. Guarda, i luoghi in noi cui io... Noi abbiamo molte, la difficoltà è veramente trovare dei luoghi magari anche un po' inconsueti che possono ospitare la musica e... Anzi, colgo l'occasione, io sia a Livio che a te, Marco, mi permetto di girarvi l'ultimo lavoro della mia band in cui io ho militato. Prima ero nascosto come batterista, programmavo. L'ultimo lavoro ve lo girerò, che risale al 2010, mi piacerebbe avere un vostro giudizio. È un prodotto simil post rock, noi eravamo molto influenzati dai Tortoise, un gruppo che abbiamo adorato, e mi farete ecco sapere, ma così tanto, perché l'ho girato a tante persone e c'è stato un buon feedback, quindi che dire, direi che adesso sono entrato a pieni voti nella famiglia dei Blue Vertigo, perché ce l'ho, mi manca, vi ho preso tutti, Pancaldi, Livio, Morgan, Andy, Sergio, direi che posso essere la mascotte dei Blue Vertigo, dai. Cioè, per me è stato un onore, perché... Non so quanto ti convenga. Ti lascio con questa considerazione, che le chitarre dei Blue Vertigo sono quasi un mostro a due teste ormai. Sì, esatto. Magari un po', come dire, in questo momento in disarmo, ma chi può dire. Ma a me è stato... guarda, è stato un onore per me avervi... Tu Pancaldi, tu Marco, fondamentale, però siete state parte della mia vita. I Blue Vertigo, e non lo dico tanto qui per dirlo, ma sono sempre stato un proghettone, però i Blue Vertigo hanno fatto parte della mia vita. Fondamentalmente sì, cioè siete stati parte integrante della mia crescita. Penso che magari
ve l'avranno detto 800 persone, però un ragazzino di 13 anni, che sono dell'85, sono nato molto a ritroso, prima metallo, non metallo, poi sono andato indietro per andare avanti, però devo dire che siete stati parte importante per me. Vi lascio con questa cosa: avevo una fidanzata in terza superiore, gli ho dedicato al suo compleanno, ebbrezza totale, e per me è stata fondamentale. Poi lei è caduta. Ti ha mollato dopo. No, perché volevo dirgli, cioè, siete stati veramente. Se non ha capito, molto... vuol dire che è giusto. Quando non capiscono, è meglio. Sì, è meglio, perché volevo dargli niente per scontato, però mi sembrava di essere troppo saccente. No, scherzo. È stato veramente un onore, perché quando incontri i tuoi miti musicali e sono persone semplici e molto gentili, e vi ringrazio, Livio, Marco, Andy, Sergio e anche il buon Morgan, è stato per me un onore, perché vi assicuro che ho intervistato altre persone che per me sono stati degli idoli pazzeschi, e che sono, però non mi hanno lasciato nulla. Sono talmente emozionato che sono contento, perché guarda, aver parlato anche con Andy, che magari è un uomo... Ti lascio raccontando questa cosa che mi ha sempre fatto ridere ripensandoci. Una volta sono andato a un seminario di Adrian Bilou. E ho incontrato un ragazzo che ormai è un uomo, un musicista anche bravo, ogni tanto alle fiere lo rincontro, e io sono entrato in sala, andavo a fare una specie di report per conto di una rivista, e quindi arrivo in questo piccolo auditorium di questa scuola di musica di Parma, questo ragazzo si alza, si gira e mi ha fatto una sviolinata che ovviamente mi ha fatto molto piacere. E l'ho lasciato parlare, l'ho ringraziato e poi gli ho detto: guarda, adesso vado a dire la stessa cosa a quello lì. E quello lì era Adrian Bilou. Quindi, come dire, è sempre meglio ricordarsi che c'è sempre uno che è il tuo riferimento. Esatto. Certo, no, però per quindi me è veramente... fa molto piacere, naturalmente, che il tuo lavoro sia apprezzato, però io non posso mai dimenticare che senza quei miti fondatori... Certo, non... certo. Ma invece, Livio, ti faccio una mia domanda con una mia curiosità. Ce l'hai ancora la maglietta col logo di Batman, quella blu, agli MTV? Ah, ce l'hai ancora? Troppo bella quella lì. Troppo bella. Non so se tutti se la ricordano, è pazzesca quella maglietta lì. Guarda, l'ho ritrovata poco tempo fa, perché ho svuotato un box dove c'erano degli scatoloni ripieni di roba, tra cui uno che era con un po' di vestiti vari che non metto da tempo, e l'ho ritrovata con piacere anch'io, perché era una maglietta a cui ero particolarmente affezionato, perché in realtà non è mia. Quella maglietta era di Marco, non Marco Pancal, di Marco Castoldi, e... lui me la diede, mi sembra, qualche data dopo che abbiamo cominciato a suonare, dopo che io ho iniziato a suonare nei Blue Vertigo, diciamo, perché io non avevo abbigliamento adatto. Questa era la critica, no, da parte degli altri, no? E allora, allora poi... Questa immagine che sia nuova. Allora, questa maglietta poi negli anni ha preso delle sfumature, delle sfaccettature differenti, e fino al punto in cui la cosa più divertente in assoluto, credo, è stata che Style Magazine, che è un mensile abbastanza importante legato a Repubblica, eccetera, eccetera, chiamò me come elemento di stile del gruppo Blue Vertigo, e questa cosa mi divertì tantissimo, perché appunto non chiamò né Marco né Andy né Sergio, ma chiamò quello che i vestiti all'inizio se li era fatti prestare, quindi mi sembrava abbastanza divertente. Come no, è bello, perché mi è venuta in mente, è tutto, signori... finto, rock and roll, ragazzi, esatto. Ricordatevi, rock and roll è tutto finto, è tutta una posa, è tutta, come diceva Frank Zappa, è un grande spostamento di scatole nere da una parte all'altra del mondo, perché le scatole nere sono i case, ovviamente. È vero. Io vi ringrazio, Marco e Livio, è stato veramente un piacere. Vi girerò il link, mettetelo sui vostri canali,
vi spedisco i, cioè, i brani del mio ex gruppo, e ve lo dico qui tranquillamente, e mi piace soltanto per un giudizio proprio tranquillo, per sapere cosa ne pensate, dato che l'ho fatto sentire. Guarda, a tanta gente. Sentirò volentieri, ma ricordiamoci che tutti hanno un ex gruppo, compreso Paul McCartney. Esatto. Tu dai, fai queste freddure tu, Marco, che sono belle, sono simpatiche, mi piacciono. Grazie. Vorrei a tutti, avere io un ex gruppo come quello di Paul McCartney. Livio, grazie, sei stato gentilissimo, io vi auguro un buon anno, ci sentiamo qui sul canale, ci vediamo già giovedì prossimo. Spoiler, chi c'è, ci sarà il buon Dodi Battaglia e sarà una bella diretta. Grazie a tutti. I miei miti d'infanzia. Allora, grazie. Io lo dico. Ciao, buonanotte a tutti, grazie. Ciao. Ciao.